La disabilità è un cambio di rotta molto profondo, che però porta anche difficoltà, ma anche delle grandi opportunità, di grande umanità soprattutto. Luisa è una delle tante mamme cui la nostra famiglia ha aperto le porte con la sua capacità di ascolto e presa in carico con un programma di cura e riabilitazione. C'è il rischio, di fronte ad una diagnosi di disabilità grave per un figlio, di sentirsi soli, confessa. La nostra presenza oggi qui in piazza è per dire grazie. Un ringraziamento corale ad un'istituzione presente nella Marca da 50 anni con centri ospedalieri ed extra ospedalieri e a Conegliano con un istituto di ricerca. Noi a Treviso abbiamo un migliaio di utenti ambulatoriali, 60 utenti diurni. È stato un percorso ricco di emozioni, ricco di vicinanza alle famiglie. Siamo particolarmente orgogliosi di concluderlo qui in centro città. Per l'occasione ha Treviso anche la Presidente nazionale Luisa Minoli. La sfida per il futuro con i 125 progetti di ricerca portati avanti, ma anche la sfida dell'inclusione. Sempre più la nostra società deve essere in grado di accogliere le persone fragili e dare loro un posto dignitoso, anzitutto nella scuola, nel lavoro. La messa in Duomo e poi la festa in piazza con uno spettacolo di comicità sostenuto dagli alcuni, che ha fatto ridere grandi e piccini. Presenti i comuni di Treviso, Mareno di Piave e Conegliano, oltre alla regione con il consigliere Roberto Bett e la scuola con la dirigente Barbara Sardella. Sono bambini che, avendo bisogno di ausili particolari, naturalmente non possono esercitare il loro diritto all'istruzione nelle normali aule scolastiche, quindi in questo la collaborazione è fondamentale e, come si diceva poco fa, è una istituzione importantissima sul territorio.